Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere come ottenere i materiali oscuri in Kingdom Hearts 3. Innanzitutto partiamo dalla scheggia, dalla pietra e dalla gemma oscura che si trovano tutte all'interno di questo portale che è il portale 0. Semplicemente dal cimitero dei Keyblade dovete andare o alla matassa della separazione Sentiero del Commiato, Spirale dell'Isolamento o Torre delle Conclusioni. In ogni caso troverete il portale numero 0. Quindi voi ci entrate e troverete tantissimi materiali oscuri. L'unico che manca è il cristallo che vi farò vedere dopo dove ottenere a San Fransokyo. Purtroppo anche qui bisogna muoversi un po', non è tutto nella stessa zona, però sono portali, almeno questo qui è rapidissimo da fare, quindi potete rifarlo tutte le volte che volete, molto ma molto rapidamente, eh. Cioè vanno giù che è una meraviglia questi Heartless. E dov'è l'ultimo? Sono abbastanza piccolini e sfuggenti, però dai, vanno giù anche in modo facilissimo. Andiamo di Tundasia e via. Perfetto, guardate quante cose droppano, sono veramente ma veramente tanti. Quindi è una cosa utilissima. Guardate qui, continuano a droppare, eh. Quindi questo portale è uno spettacolo se cercate i materiali oscuri. Purtroppo però non sono tutti qui. Andiamo quindi a San Fransokyo, vi faccio vedere dove, per ottenere il cristallo oscuro. Eccoci qua. Allora, mappamondo. Dobbiamo andare a San Fransokyo e cercare il portale 12 sopra uno dei palazzi. Eccolo qua. Quindi dobbiamo andare al distretto settentrionale ed è subito l'impartia, perché in realtà il portale è in quello centrale, però è proprio quello accanto a questo portale settentrionale, quindi conviene trasferirsi qua e poi salire il palazzo e ci si trova direttamente al portale. Ovviamente mandate avanti il video durante i caricamenti se non volete attendere, così non perdete tempo. Purtroppo evito di fare troppi tagli perché ho visto che poi si perde, si abbassa la qualità video. Non so, probabilmente c'è qualche problema nel programma che utilizzo, dovrò verificarne il motivo. Comunque, qui adesso saliamo su questo palazzo. Ecco fatto, giriamoci e guardate là quel portale blu. È il nostro portale dove appunto andare ad ottenere il cristallo oscuro. Scendiamo qui, portale numero 12. Siamo pronti ad andare alla ricerca del cristallo. Poi ovviamente potete anche non vedere le battaglie, una volta che sapete dove sono, io le faccio vedere giusto per farvi vedere chi sono gli avversari da battere. E così via, comunque per dimostrare che vengono rilasciati quei materiali. Però potete ovviamente stoppare il video una volta che avete capito dove andare. Ed anche materiali aggressivi ne rilascia tantissimi qui. Anche il cristallo ardente, che comunque è parecchio raro come materiale. Il cristallo sazio, che è utile. Cioè, vi rilasciano davvero tantissime cose utili, all'interno di questo portale. Però cerchiamo di chiuderla qui alla svelta, che non c'ho voglia di perderci tutta la giornata. Andiamo di Tundasia di un bel po', li facciamo fuori e via. Dai, amico, vai giù. Chi c'è ancora in giro? Sarà andato al piano di sotto. Probabilmente sì, sentivo Pippo urlare senza motivo. Ma c'è nessuno. Oh, finalmente è andato giù e ci ha anche droppato qualcosa. Quindi per questo video ovviamente è tutto, ci ho fatto vedere come trovare i materiali oscuri. È molto semplice, come avete visto, perché basta andare in due portali, di cui uno vi droppa montagne di cose e questo è un po' più raro, però lo trovate, ve lo assicuro, perché io
l'ho cercato proprio all'interno di questo portale. Quindi per questo video è tutto, alla prossima, vediamo se ritorniamo in gioco, qui facevo salutare anche da Sora e i suoi amici. Ad un prossimo video e ciao a tutti!